It's just another fact of life for me, really. Pop of a hat, the drop of a rap, the drop of a beat. Una delle più importanti qualità che ci si richiede a noi musicisti, mentre vi parlo, comincio a sistemare così, è quella di valorizzare sia le note che le pause, nel senso che quando noi suoniamo il nostro strumento, vale anche per chi suona la chitarra, chi suona il basso, ci sono dei colpi che suoniamo sulla batteria, altri colpi che in realtà noi non suoniamo ma rappresentano cioè lo spazio che c'è tra una nota e l'altra. Quello spazio lì che noi chiamiamo pause, se non viene considerato nella sua importanza, è ciò che praticamente non ci allinea ai colpi, quindi noi magari se non calcoliamo bene quella pausa, i colpi non hanno la loro ciclicità. Vedete, ci sta una successione di quartini di sedicesimi, e ad un certo punto si alterna pausa di sedicesimo, sedicesimo, pausa di sedicesimo, sedicesimo, per cui sarebbe ta 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 ta. Questo è un modo per scoprire le proprie difficoltà legate alla capacità di codificare il battere, perché in relazione alla vostra capacità di conservare il beat, voi avrete modo di capire se siete in grado di accompagnare un... Adesso per esempio siamo a 90 di BPM, quindi cosa vuol dire? Che se io devo suonare una canzone che c'è BPM a 90 e non sono in grado di riconoscere tutti i sedicesimi, molto probabilmente durante la canzone o nel groove o nei feel mi perderò qualche quarto, perché non ho la consapevolezza di tutti dello spazio che c'è tra un colpo e l'altro. Quindi questo rappresenta la base del problema che mi metteva in difficoltà quando ero piccolo e non potevo risolvere, perché in realtà pensare le note non è una cosa che succede con le mani. Io posso fare anche diciamo, è una capacità cognitiva, si dice, una capacità che viene dalla testa e non ha a che fare con gli arti, diciamo, e il passo è successivo. Quindi io vi chiedo, inizialmente cerchiamo di capire l'importanza di questo esercizio. Quando abbiamo capito realmente l'importanza, probabilmente tutto quello che già conosciamo, che già sappiamo fare tecnicamente, possiamo migliorarlo qualitativamente, perché siamo ancora più in grado di mettere tutti i colpi al loro posto. Se voi immaginatevi anche di prendere una drum machine, no? Conoscete le drum machine, cosa sono? Allora voi vi mettete lì, cazzeggiate con le mani casualmente, poi mettete quantize. Nel momento in cui quantizzate, anche se avete fatto tutto a caso, si mette tutto a posto, perché il battery mette a posto tutte le cose che avete quantizzato. Questo succede anche quando noi suoniamo. Se abbiamo la possibilità di suonare su un battere sicuro, questo ci dà la possibilità di valorizzare tutto quello che facciamo e tutto quello che già sapevamo fare, perché noi in realtà spesse volte andiamo a cercare delle cose nuove per migliorare, quando in realtà basterebbe migliorare la percezione del tempo per rendere qualitative quelle che già sappiamo, perché in realtà ci abbiamo un sacco di informazioni oggi, no? Non è che ci mancano le novità. Apriamo YouTube, ci abbiamo tutte le lezioni del mondo in un attimo, quindi in realtà non ci manca niente, ma proprio per questo dovreste farvi delle domande. Avendoci tutte queste cose, queste informazioni, tutto questo materiale a disposizione, come mai ancora non sono bravi tutti quanti? Allora, ok, noi facciamo questo tipo di lavoro, no, sul tempo. Sì. Nel momento in cui suoniamo in una band, non utilizziamo sequenze, quindi dobbiamo essere noi il motore, sì, e ti trovi soprattutto ad avere dei cantanti che tirano avanti come dei treni, sì, come ci relazioniamo noi? Il tuo punto di vista, certo. E purtroppo uno dei nostri problemi degli italiani è che noi pensiamo che il tempo riguardi solo i batteristi, che poi la colpa è nostra, cioè, e quindi non è proprio così, perché ci sono cantanti che corrono, cantanti che non corrono, bassisti che corrono, bassisti che non corrono, eccetera eccetera. Quindi è una guerra un po' persa, nel senso che il cantante generalmente, se non è veramente una persona incapace, c'ha la melodia che lo aiuta a portare il tempo, nel senso c'è il testo, se voi pensate a qualunque canzone, la melodia di questa canzone e il testo di questa canzone,
se fosse suonato a BPM troppo diverso sarebbe un altro pezzo. Quindi il cantante in teoria è un po' facilitato a restare nello stesso beat, come chi magari si suona l'acustica e si suona un pezzo da solo, se lo canta e se lo suona magari vuole rallentare un po'. I problemi vengono da parte nostra quando noi in realtà non stiamo suonando sulla melodia ma pensiamo alla precisione del ritmo. Cerco di spiegarmi. Qualche anno fa, quando i Beatles facevano i pezzi, non usavano il play, e se noi ascoltiamo vecchie registrazioni ci sono molte oscillazioni, come anche diversi pezzi della Motown, dove magari si partiva a una velocità, poi durante il suono salivano. Diciamo, dal mio punto di vista, quello che non deve succedere è che si senta uno scollamento tra la ritmica e il cantante, perché se tutti insieme si spinge un pochino avanti o un pochino indietro, chi sta ascoltando non ha una sensazione di fastidio. La sensazione di fastidio ce l'ha quando tutta la band spinge in avanti e magari il batterista cerca di portare tutti quanti indietro al suo tempo, e magari succede che lui è l'unico che sta suonando sul click, ma la sensazione, la percezione è che gli altri stanno suonando giusto e lui sta tirando indietro come un altavoce. Delle volte mi capita di sentire delle band che magari sentono la strofa completamente più lenta, però tutti più lenti insieme, perché certo, magari suonano da una vita. La sensazione non è così sgradevole. La sensazione brutta è quando uno spinge da una parte, l'altro spinge dall'altra, e non senti questa voce. Tanto è vero che anche tutti i dischi di una volta non ci danno così fastidio, perché tutti i dischi di allora sono suonati tutti insieme col sound. Invece adesso come sentiamo un corpo un po' fuori, ah cazzo, scusate il termine, state registrando, quel corpo è fuori, ci stiamo fissando sul dettaglio quando ci manca tutto all'onda. Se io ho uno stress prima di un concerto, questo stress deve avere una sua durata, cioè può durare prima di suonare, perché è abbastanza normale. Se dura dopo diventa patologia. Quindi io mi carico di stress, però cerco di caricarmi di stress positivo. Cioè se vi dicessi che quando parte la sigla dell'Eurovisione o Mondovisione sto tranquillo, vi direi la cazzata. Cioè adesso noi stiamo qui, io posso suonare, prendere la doppa, mi può scappare la bacchetta. Lì no. Lì non ti deve succedere, poi se succedeste, però non mi deve succedere. Per cui quando io sento un po' di stress ce l'ho. Solo che ti posso dire, mi sono anche un po' abituato dopo 19 anni che faccio questa cosa, a vincere questo stress e a portarlo a mio favore, piuttosto che caricarmi di stress negativo. Mi carico nel senso che vi faccio vedere adesso che ce la posso fare. Suonando il nostro strumento, noi abbiamo praticamente una serie di difficoltà che però sono simultanee, nel senso che suonando la batteria io mi devo preoccupare di andare a tempo, di curare il suono, di ascoltare gli altri, quindi relazionarmi con gli altri, di leggere una partitura. Allora basta che una di queste qualità mi cattura troppo l'attenzione, perché magari ho dei problemi, se io per esempio leggo poco, la mia attenzione sta tutta nella lettura e magari vado un po' fuori col tempo perché sono troppo concentrato sulla lettura. Quindi diciamo, ho voluto fare una serie di esercizi che mi aiutassero a migliorare degli aspetti fisici e degli aspetti mentali, cioè la capacità di pensare correttamente. Allora mi sono documentato attraverso degli esercizi di medicina dello sport, cioè la medicina dello sport, questa scienza che aiuta gli sportivi a fare le migliori performance attraverso degli esercizi psicofisici, diciamo. Allora, siccome noi sulla batteria siamo degli sportivi, perché abbiamo una grande partecipazione fisica, ho pensato a degli esercizi che unissero più difficoltà in un unico studio e che ci dessero la possibilità di verificare quale tra queste qualità non riusciamo a gestire in maniera tranquilla.